Bene, allora bentornati. Pranzo è andato bene. A te il tuo, che mangiato? No, è andata benissimo. Allora, ripartiamo con marketing distribution. Pensavo. Ah no, c'è un ricapito Giovanni, avete avuto Giovanni, no? Per la parte di sceneggiatura. Perché anche promozione in un certo modo è storytelling. Come dire, deve essere sempre impostato in modo di raccontare, quindi se serve non solo allo sceneggiatore di conoscere i vari strumenti per raccontare una storia bella, ma anche per la promozione. C'è una sintesi che a me piace tantissimo. Sappiamo tutti che cos'è la cosa centrale per ogni racconto drammatico? È il conflitto. Senza conflitto nessuna trama. È il conflitto che crea da una parte una reazione intellettuale, curiosità. Per capire cosa succederà nella storia, e poi anche una reazione emotiva, no? Una tensione che si dice per raccontare una storia bastano i fatti, contenuti narrativi. Quindi prima succede questo, poi succede quell'altro, e questo basta per raccontare una storia. Ma per raccontare una storia bella, quei fatti devono essere rigruppati in un modo di creare un significato, vedere contenuto semantico, no? Invece per raccontare una storia bene cosa ci vuole per raccontare una storia bene? Qualcuno vuole indovinare? Eh? Lo show. The show must go. Ah, sì. No, bene, bene. Sì, no, ci vuole tensione, un contenuto drammatico, contenuti. Quindi questi tre elementi devono in qualche modo collaborare per avere una storia efficace. Questo si può applicare anche sul livello distribuzione, promozione del film finito. E poi ci sono anche questi vari buzzwords, si dice in inglese. Buzzwords, non so se c'è una traduzione in inglese. Parole chiave che improvvisamente tutti parlano. Alcuni anni fa, o due, ancora parlano di transmedia, no? Adesso sta già perdendo un po' ma per un paio di anni tutti parlavano di transmedia, crossmedia, era un buzzword. Adesso tutti parlano di audience. Audience è diventato il nuovo. Infatti, audience design, ci sono i vari bandi per audience development, audience engagement è diventato un concetto, quindi audience è il nuovo. Abbiamo capito che dobbiamo in qualche modo raggiungere perché è un problema storico del cinema europeo, abbiamo un rapporto con l'audience un po' conflittuale, diciamo, no? Non sempre. Com'è? No, è questo per vari motivi.
C'è anche un dato di fatto che la maggioranza dei film europei entrano in produzione sottosviluppati, perché non c'è abbastanza soldi per sviluppare i progetti, che poi ovviamente ha un effetto negativo sul film finito. In media, per esempio, i majors, gli americani, investono tra 8 e 10% del budget sullo sviluppo dei progetti. La cifra europea è intorno al 3-4% del budget sullo sviluppo. Quindi cos'è l'obiettivo principale quando si costruisce una campagna promozionale? Sì, è abbastanza ovvio, no? Allora, ci sono due cose lì. Creare una consapevolezza del film nel pubblico. Prima di tutto, prima di poter andare a vedere un film, devono sapere che esiste. E già questa è una sfida quasi insormontabile. Ecco. No, con tutti i film che escono, solo i film italiani, quanti fate? 152? 160 film all'anno? E l'abbiamo già detto che la maggioranza di questi non escono in uno o due coppie e poi se escono. Quindi da una parte consapevolezza del film, creare una voglia da vedere quel film. Ma non basta quello, si deve anche creare una voglia di pagare per vedere quel film dal punto di vista del distributore, con tutti i film disponibili anche gratuitamente su internet. Anche quello, quindi cosa rende il tuo film unico? Cercare di identificare quei elementi del film che lo rende unico è una sfida. No, perché quella campagna promozionale, se che, ovviamente ogni film, anche questo sappiamo già, ogni film è un prototipo in un certo senso, no? Quindi devi trattare quel film non come gli altri, poi ci sono ovviamente i film tipo James Bond che ha una storia lunga con i caratteri già abbastanza conosciuti, che hanno una strada un po' più semplice da quel punto di vista. Ecco perché vediamo anche tutti questi sequels e prequels, perché è per contrastare quel prototipo, no? Credo che devo farvi vedere un paio di slides perché ho bisogno, non perché è bruttissimo questi slides, quindi vi dico già subito, è più per un supporto linguistico per me. E non capisco nemmeno come renderlo. Visualizza, ecco. F5. Allora, le varie strategie di promozione e distribuzione. Poi metterò insieme un po' di link vari e documenti molto più belli di questo, quindi
non preoccupatevi, non dovete prendere appunti. Non, allora, come si va avanti? Qui abbiamo già parlato dei vari elementi di distribuzione. Ci sono i festival, ci sono i mercati. Noi, sales agents, sono fondamentali, ci sono i distributori dove incontriamo, ci incontriamo. abbiamo già toccato quel tema, i contratti fondamentali per la distribuzione, quello tra il produttore e il sales agent e tra il sales agent e i distributori locali. Qui ovviamente si deve definire bene di quali diritti stiamo parlando, quali finestre. Spesso il distributore locale vuole prendere tutti i diritti, tutte le finestre del suo territorio, ma allora in quel punto deve anche pagare un po' di più. Forse il sales agent, forse il produttore ha già venduto i diritti online a Netflix, per esempio, che opera su più territori. Tra l'altro, cosa è successo in Italia con Netflix? Dovevano lanciare qui già quest'autunno, no? Poi è andato male per qualche motivo. Hanno rimandato il lancio in Italia forse fino al 2016, perché devono rinegoziare tutti i contratti, tutti devono rivedere tutto, quindi dal punto di vista legale è una situazione abbastanza complicata. Questi sono i vari deal points che dicevo prima in questi contratti. Quali diritti, quali finestre, quale commissione, il percentuale, quali deduzioni, perché ce l'abbiamo spese di promozione da coprire, e quale materiale. E quello che dicevo prima, adesso posso anche farvi vedere, perché l'ho trovato qui, un esempio di una lista, items of delivery, delivery list, solo velocemente per spaventarvi un po'. Questa è la lista che il produttore deve consegnare. Qui c'è ancora il 35, la pellicola, che non è più è necessario sempre. Vedete, solo per l'audio è un incubo. Audio elements to be delivered on DVD Pro Tools. Multiple tracks, Emmy tracks, feature for TV video exploitation, physical delivery, e poi per il trailer anche quello. No, questa è il delivery list per che richiediamo noi. Come sales agent, e poi che richiedono i distributori da noi, i distributori locali da noi. No, vogliono tutte queste cose. Sì, prima ho visto una cosa tecnica di frame rate. Come? Frame rate. Sì, no, ma è per poi poter vendere il film come distributore, locale, se tu sei... Lucky Red e hai comprato i diritti italiani, tutte le finestre, incluso pay TV, free TV italiano per un film tedesco, se lo vendi poi, se Lucky Red vende quel film a Rai, Rai chiederà a Lucky Red tutte queste, non tutte queste cose, perché a loro non fregano la pellicola, ovviamente. Mi capite? C'è un elenco di... Sì,
Sì, sono cose talmente tecniche che non riesco nemmeno a seguire. ma qui ovviamente c'è anche i vari... qui c'è... qui ovviamente anche tutti i testi per fare un doppiaggio. E sinossi, risinossi e quello è un bel esercizio di riscrivere i sinossi anche per i mercati diversi, i paesi diversi. Si può aggiustare la sinossi per meglio corrispondere spesso i distributori locali lo riscrivono proprio perché conoscono il loro pubblico meglio del sales agent, il produttore ovviamente, quindi sanno come impostare un bel sinossi o impostare il manifesto. Main and end credits. Artwork, key material in high resolution, layered file, compatible with Photoshop, press booklets, tutte le biografie. E tutto il materiale bonus per poi mettere anche questo comincia a essere un po' obsoleto per il DVD, ma... Adesso, per esempio, iTunes mette un sacco di materiale bonus sulla loro piattaforma. Anche i Director's Cut, se c'è uno. Quindi non finisce mai questa lista. Siamo già alla pagina 4. Adesso forse capite meglio perché c'è bisogno di un delivery person nella società che controlla tutto questo, perché se tu come produttore non consegni solo una cosa di questo, è un breach of contract praticamente. Non, un'altra voce è le stesse. Sì, no, sì, sì. No, e poi ovviamente si gioca un po' su queste cose, è diventato quasi un gioco un po' sporco, stavo per dire, che il distributore, per non pagare il produttore, può sempre dire, ma non mi hai ancora consegnato quella cosa lì, sulla pagina 5, c'è anche il Channel 5, il MV-Tracks del trailer. Ma non ce l'ho, ma perché hai firmato il contratto con dove richiediamo questo specificamente? Quindi si deve leggere attentamente tutte queste cose e in anticipo, sapere di averlo, perché sennò si può anche, vuol dire, trattenere i pagamenti, perché se tu non mi hai consegnato quello che mi dovevi, allora non ti pago. Chi controlla nella produzione se ci sono tutte queste cose richieste dalla distribuzione? C'è una figura che nella produzione si occupa della... Sì, dovrebbe. Spesso è il produttore che deve vedere, che è l'ultimo garante, ovviamente, che c'è. Ma poi... l'audio, le persone che fonico che il reparto audio devono ovviamente stare attento sulle cose che devono consegnare loro, il reparto cinematografico devono stare molto attenti alle cose che devono consegnare loro, quindi si delega responsabilità ai vari reparti ovviamente. Ancora ben chiaro la questione dei diritti.
Cioè, come vengono distribuiti i diritti tra il produttore, il sales agent e il distributore? Questo vedremo meglio domani, in modo più concreto. Ma si può anche fare paragone con l'affitto di una casa e poi il subaffitto. I diritti ce l'ha il produttore del film, e poi ci sono diritti, come si chiamano in italiano? Diritti d'autore. Non cedibili del regista, del sceneggiatore, ma questo contratto tra il produttore e il sales agent è una licenza, per un prestabilito tempo. Noi chiediamo 20 anni, il produttore dice no, 10 anni, e poi alla fine arriviamo a 15 normalmente. Quindi per 15 anni noi come sales agent abbiamo il diritto di rappresentare quel film sul livello internazionale, rivendere i diritti ai operatori e distributori locali, che poi a loro volta, con il contratto tra sales agent e distributore locale, chiedono... noi vogliamo 15 anni e noi abbiamo i diritti per 15 anni, quindi possiamo permettere 15 anni, ma siamo furbi, quindi diciamo no, massimo 10 o massimo 8 e arriviamo a 10. Quindi il distributore locale ha i diritti locali per 10 anni di sfruttare quei diritti e noi abbiamo, e poi torna i diritti a noi. E noi abbiamo ancora 5 anni per rivendere quei diritti. Sì, quindi è importante per noi di avere un tempo più lungo del distributore locale. Per giocarsi di più di una volta. Esatto. Però contemporaneamente, ad esempio, il distributore locale ha i diritti, però il sales agent ha comunque i diritti, li conserva, potrebbe presentare quel progetto da un'altra parte o no? Nel momento in cui ce l'ha un distributore locale, cioè proprio si trasferisce il diritto a lui e il sales agent non ce l'ha più per quel periodo di tempo su quel film. Su quel territorio o no? Su quel territorio, sugli altri territori sì. Sì, cioè, sì. Ok. Si chiama distributore locale. E poi quale commissione? Abbiamo già detto tra 20, 25, 30, 35%, dipende il film, dipende di tante altre cose. Dipende quale deduzione vogliamo fare, perché quell'elenco deve essere ben preciso sui costi che noi abbiamo come sales agent per rappresentare quel film e promuovere quel film sul livello internazionale. Perché è molto costoso andare a Cannes a rappresentare un film, abbiamo anche altri film, quindi come si dice, deve essere un... Sì. Si ripartiscono i costi e così via, si può anche, alcuni sales agent non fanno, perché ovviamente diventa un po'... sempre un punto di potenziale conflitto tra il produttore e il sales agent, perché il sales agent ha tutto interesse di gonfiare un po' i costi della promozione per poi evitare a dividere i guadagni, e invece il produttore vuole vedere la rendicontazione di quei costi in modo preciso, quindi è ha tutti i diritti di richiedere. Contrattualmente. Quindi alcuni dei produttori stanno dietro lì a controllare, ma non siete andati lì al AFM quest'anno, ma qui appaiono comunque costi su quel bla bla bla. Quindi c'è un sacco di contestazione e così via. Quindi alcuni sales agent, per rendere il rapporto tra produttore e sales agent più fluente, non conflittuale, aumentano la commissione e non fanno nessuna deduzione. Quindi
hanno un come si dice? C'è comunque più o meno un bilanciamento tra i titoli alla fine dell'anno. Sono modi diversi di lavorare. Spendi di meno come si chiama il figura che fa i rendicontazioni, commercialista e l'avvocato, come se tu fai così. Comunque ti espone anche un po' di rischi alla fine perché non controlli i costi così efficaci. Oh, è F5, sì. Adesso siamo sul livello molto basso. Ci sono queste tre categorie principali di film, film di fiction, film di documentari, film di animazione. E alcuni sales agents si specializzano su solo documentari, per esempio. Che è un po' un mercato particolare, è vero che vediamo sempre più, non sempre più, ma comunque ci sono casi con documentari lungometraggi che hanno una bella vita nelle sale anche, ma normalmente il mercato principale per tutti i documentari è la televisione più che altro, sono i broadcasters. Quindi per loro i mercati televisivi come MIPTV, MIPCOM sono sempre più importanti. Varie tipologie di distributori. Anche questo in grosso modo si può dividere i distributori in queste categorie. Art film distributori sono quei piccolini che fanno un paio di film all'anno, forse sono anche da soli. Non so se sapete dirmi qualche distributore piccolino così che potrebbe essere definito un art film distributor italiano. Sacher, benissimo, che non esiste più, no? Hanno chiuso, credo. Hanno chiuso, no? c'è un altro a Torino, Movies Inspired, che è... Chi? Good Film ormai è art house quasi crossover, perché cominciano a fare film importanti. Art house sono quelli, i storici art house sono Teodora, Lucky Red, BIM, chi altro avete in Italia? 01? Sì, 01 è un caso particolare perché. Com'è? Ok. Più specificatamente, art film, art. Ah, questo è importante. La differenza c'è tra film e art. La differenza specifica tra art film e art house film. Sì, no, qui si tratta di distributori diversi. È un modo solo per renderli un po'... Art film sono quei distributori che fanno forse 5-10 film all'anno, sono in 1-2 persone che vanno in giro per i mercati, non hanno costi di overheads, non sono proprio piccoline, in realtà poche piccoline che ci sono in tutti i paesi. Mentre i distributori art house sono quelli un pochino più grossi, sono 5-10 persone, hanno una struttura anche per fare... non so se...
Quel ragazzo che è venuto a parlare del sottoprogramma media ha parlato del sostegno per la distribuzione anche? Per la sua distribuzione? No, per la distribuzione a me non è. No? Perché in realtà è il sostegno per la distribuzione che prende la fetta più grande del budget media. Perché sì, sviluppo da una parte, sviluppo, formazione, tutto quello che capita prima la produzione e poi la distribuzione, il mercato, il sostegno per i mercati. Invece non c'è ufficialmente almeno nessun sostegno per la produzione nel sottoprogramma media. Indirettamente sì, perché c'è un sostegno che si chiama TV Programming, che è un sostegno per un sostegno vero e proprio per la produzione, perché il sostegno va a coprire i costi del budget di produzione, ma è come dire, è definito come un qualcuno ha parlato di quel sostegno, TV Programming? Temo che abbiamo fatto solo una panoramica dei nomi. Temo abbiamo fatto solo una panoramica dei nomi. Ah, ok. No, perché chi fa documentari, per esempio, può rilevarsi importantissimo quel sostegno, perché è un sostegno a fondo perduto, quindi soldi gratuiti fino a 20% del budget per i documentari. L'unico piccolino vincolo, che non è così piccolino, è che hai bisogno, per essere eleggibile, per fare quella domanda, hai bisogno di almeno 3 broadcasters coinvolto già nel film da 3 paesi diversi, 3 territori diversi. Almeno, dico almeno, perché non basta nemmeno 3 per poi essere selezionato, hai bisogno almeno 4-5, perché è un sistema di punti automatici, più broadcaster ce l'hai dentro, più possibilità di essere selezionato e così. E sostengono anche non i lungometraggi, perché è un sostegno per i prodotti, per i film destinati alla televisione. Posso per i documentari, ogni tanto viene finanziato un film lungometraggio, documentario lungometraggio che si sa avrà una vita anche nelle sale, ma comunque devono garantire che esce almeno contemporaneamente. Adesso non mi ricordo bene esattamente questo anche per non fare conflitto con... Perché l'altro programma per il sostegno europeo, per il pan-europeo, per il cinema, come si chiama? Anche Alessandra ha parlato di Un rimage, e ovviamente non, il sottoprogramma media non può entrare in conflitto con gli rimage, perché devono essere compatibili tra di loro. Media sviluppo è distribuzione, rimage promozione, produzione. Sì. Coproduzione, solo alle coproduzioni. Crossover sono quelli, ormai, anche lì c'è un è solo per dividere un po' in Italia, chi sarebbe un crossover? Forse Lucky Red sta quasi, o BIM dopo il successo con... Scusami, Fandango come distribuzione, perché so che Fandango anche molti film australiani... Ah sì, sì, sì. Distribuiscono anche dei film che loro producono con l'Australia e poi distribuiscono in Italia. Credo l'abbiano congelato la distribuzione. Ah sì, 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 anche loro hanno congelato. Sì, sì, sì. Succedono tante cose e rapidamente, perché è un settore talmente in flusso. Sì, e nessuno sa cosa succederà domani, quindi c'è tanto riposizionamento.
E poi ci sono i commercial independent, quelli, ma in Italia sarebbe Movie Max e quelli, no? E i blockbuster sono ovviamente i majors americani che distribuiscono anche sul livello locale. A Roma ci sono Universal e Disney tramite il Buona Vista, no? Se mi ricordo bene, c'è ancora. Mercati e festival abbiamo già parlato un po', e come lì non abbiamo parlato e toccato i mercati e festival del documentario, abbiamo solo parlato di fiction fino adesso. Ovviamente i festival più importanti ci sono anche in programmazione tanti documentari, anche sezione documentari, ma ci sono i festival e mercati solo per i documentari, il più importante in assoluto in Italia, in Europa e British Documentary, cos'è? Brit Doc, ho sentito parlare di Brit Doc, ma non so dire, quello non conosco bene. C'è un festival in Inghilterra che si chiama Sheffield Doc Film Festival, che è diventato un punto di riferimento per tutti i documentaristi, e con un mercato importante. Ma il festival ancora più importante è IDFA ad Amsterdam a novembre. Fine novembre, IDFA, con un co-production o un mercato, un pitching market che si chiama The Forum, dove fai se sei fortunato di essere selezionato, hai la possibilità di fare il pitch del tuo progetto davanti a una platea di 100-150 commissioning editors. I broadcasters da tutto il mondo e altri decision makers ovviamente, ma soprattutto quelli, perché sono fondamentali per i documentari. Quindi con il tuo progetto devi studiare bene quale mercato o quale festival è il più adatto per il tuo progetto. Con quale profilo. Se il regista, per esempio, ha una storia con un festival, è più probabile che lo prendano di nuovo. Per esempio, Cannes ha questa tendenza di sostenere i suoi registi, no? Quindi uno che è stato già selezionato con il suo opera prima in Director's Fortnight o Semaine de la Critique, è più probabile che viene di nuovo, se è bello il film ovviamente, di nuovo selezionato lì, perché coltivano anche i loro registi, lo vedono come il loro... non sempre, ma non... come? Pensavo di Dardenne a Cannes, e fino all'ultimo film di Lars von Trier, anche Lars von Trier aveva quel rapporto con Cannes molto... Moretti, assolutamente, e Sorrentino... come? Garrone. Ma Sorrentino è stato lì con tutti i suoi film, credo. No, tranne il primo. Sì, ma... ma e anche se il regista ha avuto un cortometraggio selezionato, può diventare un come dire... una strada privilegiata per entrare. E poi ovviamente si deve studiare bene, si parla di il produttore spesso quando sta facendo la sua prima bozza di strategie festival, strategie di marketing, dichiara di come dire, avere ambizione di andare a Cannes con quel film.
Ma Cannes vuol dire tutto e niente. Allora, vuoi andare al mercato a Cannes e solo fare qualche proiezione? O vuoi andare al fest? Ma allora in quale sezione di Cannes? Perché lì ci sono, programma ufficiale. Allora, qual è il programma ufficiale di Cannes? Qualcuno sa, mi sa dire? In concorso, poi c'è la Star Trek, Penzen, no? No, programma ufficiale del Festival di Cannes e competizione ufficiale è Un Certain Regard. Il Director's Fortnight e il Semaine de la Critique sono festival paralleli, vale? Tutti riferiscono a quei sezioni come fanno parte fossero parte del festival, ma in realtà sono paralleli, iniziative paralleli al Festival di Cannes. Quindi ufficialmente non c'entrano con il festival, ma ovviamente sei a Cannes, sei sempre a Cannes, quindi la città di Cannes. No, ma la stessa cosa con il Berlinale, per esempio. Quali sono le sezioni del Berlinale? Allora, ce l'abbiamo competizione ufficiale, ovviamente, e poi panorama, e poi The Forum, ognuno con il suo profilo e la sua storia e con i suoi programmatori, selezionatori. E poi c'è l'anno Generation, che è importante. Se tu hai un film rivolto o sul tema dei giovani o bambini, c'è Generation a Berlinale che è un ottimo lancio per raggiungere il target giovane o raggiungere i distributori che poi ah sì, c'è anche quello dimenticavo quello. Se ce l'hai che collaborano anche con il movimento Slow Food, se mi ricordo bene. Quindi devi capire, ovviamente tutti pensano alle competizioni ufficiali a Cannes, competizione ufficiale a Venezia, ma sappiamo che vuol dire c'è una lista lunga. Credo che ricevono in media, che festival come Cannes e Berlino e Venezia ricevono intorno a 2000 film all'anno. E si sa già tra se sono 20-25 titoli, no? per competizione ufficiale. Metà di quella lista lì è già riservata per gli auteur conosciuti, quelli rinomati, con già una storia con il festival e così via. E a Venezia abbiamo quali sezioni? Concorso ufficiale. C'è sempre un concorso ufficiale. Lì è Orizzonti, Orizzonti. E poi c'è Venice Days. E anche loro ce l'hanno la settimana della critica. Quindi devi capire bene, perché non sempre puoi fare un submission a tutte le sezioni, ma devi proprio scegliere e puntare su quelli. E poi con l'aiuto di un sales agent che in certi casi hanno un accesso un po' privilegiato, perché vuol dire ci incontriamo sui mercati, sui festival, ci sviluppa un rapporto con tanti di questi selezionatori. Questo è sul livello locale, quando il film esce.
nelle sale c'è il reparto programmazione che programma il film sui le varie sale e il reparto promozione che devono essere sincronizzati perfettamente nel loro lavoro. Le figure chiave ovviamente produttore, regista, cost, sales agent nella distribuzione anche locale, per esempio noi riceviamo ogni settimana reports, report, chiedo scusa per il mio italiano, non so cosa è successo, è proprio andato in aria, e ogni settimana il box office nei vari paesi, ma anche la campagna promozionale, come l'hanno impostato, facciamo suggerimenti, cerchiamo di dialogare con i distributori locali anche dopo che l'hanno, quando si avvicina al lancio locale. Adesso per esempio ce l'abbiamo un film, no, poi volevo dire un'altra cosa sui festival, che nella mente di tanti produttori è diventata fondamentale per il successo del film. Se non entrano in un festival prestigioso, è un fallimento gravissimo. Perché anche il prestigio di essere selezionato per è una conferma di aver fatto qualcosa di bello, molto concreto. Ma non è sempre vero che è necessario, neanche per i film che si pensa ha bisogno di riconoscimenti dei festival per poi partire bene. C'è il mio collega Andreas Rothbauer al Picture Tree, il fondatore di Picture Tree, prima stava con Beta Cinema, che un altro sales agent con Bassa Monaco Baviera. Grazie. München, io preferisco dire München. E distribuivano tanti film grossi, anche Il Divo di Sorrentino, per esempio, Il Mongol, il film su Genghis Khan. Downfall, non mi ricordo il titolo italiano, su Hitler nel banco. La caduta. E La vita degli altri. E La vita degli altri aveva una storia interessante, perché volevano, era un film bellissimo, quando l'hanno preso, non mi ricordo l'anno, ma volevano a ogni costo aprire quel film a Berlino in competizione ufficiale. I selezionatori del Berlinale hanno detto no, quel film non vogliamo. E loro, ma è bellissimo, come no? È perfino tedesco, e si sa che ci sono queste quote. A Berlinale ci sarà sempre almeno 3 film tedeschi, a Cannes ci sono sempre 4 film, 3-4 film francesi, c'è proprio una quota inufficiale. A Venezia si sa anche lì almeno 3 film italiani saranno sempre in composizione. La vita degli altri non voleva nessuno nei festival. Berlinale diceva no, hanno detto che forse Panorama, ma a quel punto il ha detto che no, è troppo prestigioso questo film, se non va in competizione ufficiale non. E poi Cannes non voleva, perché se Berlinale già l'aveva passato, non lo vuole Cannes. E così era entrato in un spiraglio negativo. E ci sono film bellissimi che alla fine è uscito in un piccolo film, non mi ricordo nemmeno, forse Piazza Grande a Locarno, ha fatto il suo world premiere, no? E da lì è successo il mondo. Quindi non è che se non vai selezionato per Cannes tutto è
Boom. Ogni film ha il suo mix unico di elementi di promozione. Il compito del distributore è di individuare quali sono e costruire una campagna marketing. Allora, cosa vuol dire nel concreto? Elementi di promozione, cosa può essere? Qualcuno può darmi qualche suggerimento sui elementi di promozione? Per... Un film che sia innovativo, quindi un film che sia innovativo, che abbia qualche una sua originalità e quindi un punto di forza, i punti di forza, no? del film. Sì, ma sei un po' troppo vago, deve essere qualcosa di concreto. Il cast può essere un elemento di promozione, il regista, il nome del regista, ovviamente se si tratta di un'opera prima, di un sconosciuto, il nome del regista non vuol dire niente in nessun territorio. Ma può anche essere cose, vuol dire, cambiano anche questi elementi di promozione. Sì, sì, i locations del film può diventare un adesso per il nuovo Avengers che è girato in Aosta, no? Val d'Aosta. Comunque in Italia ovviamente verrà un po' sottolineato. Avengers non ha bisogno di nessun come dire, elemento di promozione aggiuntivo, quindi cattivo esempio. The Tourist a Venezia. No, anche quello non è un esempio. No, Venezia, sì. Sì, sì, no, ma certo, se non bastasse Johnny Depp e Angela Jolie, allora c'è anche Venezia. Diciamo la verità, non neanche Venezia l'ha salvato quel film. è qui che è vero, c'è la prova del come dire, la genialità del distributore o anche il produttore, perché anche il produttore deve, nella fase di produzione, identificare quegli elementi per promuovere il film, no? E qui apro un'altra parentesi qui, perché di nuovo abbiamo parlato un po' di B2B, B2C, business to business, business to consumer. Il produttore e il sales agent, noi promuoviamo sempre il film in un'ottica B2B, business to business. E questo è molto importante ricordarsi, perché cambia poi ovviamente quando tu poi devi promuovere il film verso un pubblico, perché devi sottolineare cose diverse. Il produttore che deve promuovere il suo film verso i vari finanziatori, prima di tutto, per finanziare il film, deve aggiustare gli elementi di promozione, dipende con chi parla. Quando parla con un sales agent o con un distributore locale, ovviamente contano più gli aspetti che rende il film più appetibile dal punto di vista commerciale, perché siamo un business, noi vogliamo che quel film va venduto, che va visto da più persone possibile. Quando invece parla con i vari fondi pubblici, per esempio, deve sottolineare altri aspetti. Il valore artistico del film, l'originalità e così via. Quindi è sempre un mix che deve essere aggiustato, ma dipende con chi parli. E anche sui pitching, questo è importantissimo, ma avete già toccato, che devi aggiustare il tuo pitch, dipende con chi parli. Con questi no, gli elementi di promozione possono essere qualsiasi cosa che rende rendi il film unico e che aiuta a promuovere il film, e questo poi si trasforma un esempio classico già un po' vecchio è il film Gomorra. Vi ricordate Gomorra?
Vi ricordate il manifesto del film Gomorra? Era solo scritto Gomorra. Gomorra in rosa, no? Perché? Il libro. Il libro, perché il punto principale per la promozione del film Gomorra era il libro. Il libro era un successo strepitoso, quindi hanno puntato tutto sul libro. Quindi perfino il manifesto era tutto indirizzato su ricordare il libro. Niente su Garrone, niente sul casto, solo il colore del libro si ricordava subito. E poi ovviamente il prossimo film di Garrone, che era Reality, no? Aveva Garrone. Garrone stesso è diventato il principale elemento di promozione quando ha fatto il film dopo. No, poi ovviamente altri elementi di... No, ma forse vedremo più avanti qui. Questa l'abbiamo già toccato un po'. Tradurre consapevolezza di un film di voglia di vedere, pronto da pagare. Qui sono i vari... Il lancio del film, allora ci vuole gli esercenti ovviamente, ci vuole media, i vari partners, marketing e promozione, poi il pubblico. Abbiamo parlato un po' di test screenings, che anche il distributore per sapere meglio come impostare la campagna promozionale, hanno bisogno di fare questi test screenings del film anche con le schede di valutazione che poi devono compilare. E le varie basi di promozione. Allora, il target. Quali sono gli elementi di promozione? Qual è il modello di lancio? Quale sarà il nostro posizionamento? Positioning è una parola importante in inglese. Ogni film ha il suo mix. E poi la strategia. Target, voi avete già parlato un po' di target. È un tema molto complesso, ci sono studi vari come identificare target, il modello Minerva, ho sentito parlare che non ho ben capito come funziona. Personalmente a me piace sempre l'idea di cercare e identificare il target in modo più di ridurli a una persona, il persona più tipica che vedrà il tuo film. Come quale età, quale sesso, è femmina o maschio, e quale età, vive in città o in quale città, cosa fa di lavoro, quali libri legge, quale musica ascolta. Si può proprio fare una piccola tesi su quel persona tipica che vedrà il tuo film, perché poi devi perché tutto il resto è crossover, perché questo sarà il tuo primo target primario, no? Sì. E poi ovviamente c'è il target secondario, il target, e gli americani sono bravissimi su questo. Facciamo l'esempio di Titanic che aveva come target prima, è uno dei film più visti del mondo, no? Il loro target erano le ragazze 13-17 anni, qualcosa, no? Perché c'era un certo giovane Leo DiCaprio. Ma quello era, hanno puntato tutto su di loro. E loro l'hanno visto il film 7-8-9 volte, no? ma poi tutti gli altri hanno visto il film, ma solo perché si vede spesso... Com'è? In televisione. In televisione. No, poi tutti gli altri, sì, in televisione.
No, perché si vede ancora troppo spesso, soprattutto le strategie di marketing distribuzione fatto dai produttori, quando si arriva al target, ci sono sempre queste, no, ma questo è un film per tutti, tra 9 a 90 anni, no, pensiamo che avrà un vasto pubblico, no, non riescono mai a precisare un target specifico, un segmento del mercato. E così, dove cominci? Se il target è così vasto, dove cominci con la tua campagna promozionale? Quindi è un esercizio estremamente importante, cercare e identificare il target preciso. Quali interessi ce l'hanno? Cosa fanno di sera? Quali siti vanno a vedere? E poi soprattutto se si pensa di costruire una campagna virale tramite i varie piattaforme social media. Sì, parlavamo prima un po' di elementi di promozione, che può essere qualsiasi cosa che lo rende unici, anche in territori diversi. Se un film italiano ce l'ha un attore tedesco famosissimo nello cast, in Italia conterà poco quel attore tedesco, se nello stesso film c'è anche Placido, per dire. Ma quando quel film esce in Italia e in Germania, ovviamente punteranno su quel attore famosissimo tedesco, quindi si deve aggiustare, dipende il territorio. Genere, importantissimo anche quello come elemento di promozione, soprattutto quando si parla di proprio film di genere, i thriller e film di horror, loro puntano tutto sul genere. Un manifesto di un film di horror, vedi subito che è un film di horror, no? Non è che puoi spagliare che no, forse è una commedia, no? ma questo quando il film non è ancora uscito. Poi quando, quando ha fatto il suo world premiere in italiano, prima mondiale si dice, il suo prima mondiale, allora si può cominciare anche a usare per esempio, se ha vinto qualche premio, questo diventa un festival, un elemento di promozione. Adesso box office, il risultato di box office è in altri paesi. Adesso con il nostro film Fuck You Goethe, che è stato uno dei film più visti negli ultimi 10 anni in Germania, ovviamente puntiamo molto su quel successo straordinario che il film ha fatto in... Veratto? Tradotto. Il titolo. E questo non si sa ancora. Io ho proposto Vaffa Dante, ma è troppo ovvio. non credo che funzionerà. No, perché è Fuck You Goethe, ma scritto in modo sbagliato, perché Goethe, lo scrittore Goethe, non avete capito. Com'è? No, siamo curiosi di sapere. No. Ma lasciatelo così. Sì, forse è meglio lasciarlo così. No, si diceva idealmente si potrebbe lasciare così. Il problema è che è un gioco che funziona bene perché l'errore rimarca appunto la lingua tedesca, quindi non funzionerebbe in italiano. Fa più che uno, anche in italiano, anche comunque c'è il gioco. Fin qua ci arriviamo. Se uno dice Baffa Dante, c'è la testa, ragazzi. Ma questo è uno scandalo, quel titolo. Appunto, per quello dico proprio quello, perché non si può, è un intelligente.
No, ma questo è un esempio di come si può spagliare anche. Adesso poi vi faccio vedere, non so se siamo riusciti a scaricare quei. Finisco solo qui velocemente. No, perché il modello di lancio, del film. Allora, si tratta di quale data, quale sarà la competizione in quella data. Si sa già, perché spesso si deve programmare, i distributori programmano già 6 mesi fino a un anno in avanti, no? E poi vengono sempre spostati le uscite. Quale stagione? Festivi, festivali, concorrenza? Halloween, abbiamo tutti i film di horror che escono, no? Quindi può anche essere un'idea di fare un po' di controtendenza, se tu ce l'hai un film di horror sai che ci sarà un po' di attenzione extra, ma ci sarà anche un po' troppo competizione eventualmente, quindi forse è meglio di uscire a Valentine's Day, quando escono tutti i film romantici, commedie romantici, bla bla bla, per fare un po' di controprogrammazione. Sicuramente ho sbagliato l'italiano. Sì, no, c'è solo una P di più, è il numero di copie. Copie, pellicole, che non esistono più, in quante sale esce il film. Un wide release o un platform release? Prima parlavo del platform release, quando fai uscire un film in poche copie, e poi puntando sulla passaparola per poi allargare il film. Invece la strategia dei majors per i film che sanno già avranno recensioni pessime, puntano tutto sul primo weekend, quindi escono con più sale possibile e fanno una campagna devastante per 2 settimane per fregare più gente possibile, andare al cinema quel weekend, perché sanno che la passaparola ucciderà il film per il secondo weekend, quindi devono puntare tutto su quel primo weekend. È per questo che devono uscire così in modo più vasto possibile per cercare di recuperare l'investimento. In Italia, a differenza dell'America, proprio d'estate è meglio non far uscire neanche un film al cinema perché nessuno ci va a vederli. No. Ah, perché non escono i film durante l'estate? Questa era la domanda. Sì, no, ma Italia è ancora molto indietro. Era una tendenza in tutta Europa per tanti anni. Nessun distributore locale voleva far uscire i film durante l'estate, perché... ma invece in Stati Uniti ce l'hanno... È il contrario, è cominciando sempre più presto, ma il 4th of July è avanti, ci sono questi tent poles, si dice, tent pole releases, quei blockbuster, tutti i supereroi. Ma in realtà anche in Italia negli ultimi anni hanno iniziato a fare un'operazione del genere, quando si accavallavano intorno a Natale i grandi titoli tipo Harry Potter con Twilight, lì hanno dovuto stare attenti gli uni agli altri perché il target è lo stesso e scavallare verso altri di supereroi, verso l'estate, e hanno funzionato discretamente bene, non erano stratitoli, nel senso non erano il Titanic della situazione, però erano blockbuster che avevano appunto quelli da puntare. Ma comunque Italia è ancora abbastanza indietro rispetto al resto dell'Europa con le uscite durante l'estate. C'è ancora un po' da... Se ci sono cinema all'aperto funziona, ma se no no. Com'è? Se ci sono cinema all'aperto magari funziona. Guarda, quelle sono rassegne che non possono contenere prime visioni. Sono proprio rassegne estive che hanno una loro vita parallela a livello proprio di diritti e di distribuzione, quindi non può esserci l'uscita del film in un cinema all'aperto. Okay. No,
appena uscito, quello quasi mesi, se il film è andato male, sono quando vedere. Si dà anche la sedia a scuola. La posizione, posizionamento, positioning del film, questa è, un'altra cosa da tenere sempre in mente. Ci saranno un paio di parole chiavi che voi vi vengono associati con il film e tu devi decidere abbastanza presto quali saranno quei parole chiavi da associare con il tuo film. Dipende il trama, ovviamente è anche molto importante quanto vogliamo che il pubblico saprà del film. Intendi a livello di trama? Sì, sì, ma anche per non... sì, se ci sono i spoiler, per esempio, quindi... L'esempio classico è Il Sesto Senso, no? Che se usciva quella rivelazione troppo presto è finita. Infatti adesso un esempio attuale è Interstellar. Quanti di voi avete visto Interstellar? Solo tre? Wow. Lì tutti i giornalisti hanno dovuto sottoscrivere con Warner, che distribuisce il film, un accordo di non rivelare il finale, no, ma anche i personaggi che... qualcosa, non, adesso non mi ricordo esattamente, ma ci lo sono... Lo stesso fece Moretti con il cast del Caimano. Non vennero fuori informazioni in assoluto con il cast e la troupe. Ah, sì, 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 sì. Nel senso che nessuno era autorizzato a divulgare niente che riguardasse il film, neanche minimi informazioni sulla storia. Non si doveva sapere, infatti non si sapeva di cosa, cioè si sapeva Berlusconi. C'era tanto speculazione su chi doveva fare il parte del... Esatto, però... No, però era un accordo legale, nel senso era proprio fisico. Sicuramente, però erano dei contratti che c'erano con le persone che ci lavoravano. Ma questo era molto in fase di sviluppo? Sì, sì, assolutamente, non si è mai saputo niente. Sì. No, giusto. C'era, come si chiama di nuovo il protagonista del film, l'attore? Silvio Orlando. Orlando, perché c'era una speculazione. Ma lui fa il ruolo di Berlusconi, ma no... Perché si sapeva che lui e Orlando erano nel film, ma non si capisce. Keywords. Strategia dal punto di vista promozionale può essere o paid driven o publicity driven. Paid driven, quando hai un film... spesso di genere, poco originale, senza nessun festival come piattaforma, un film commerciale, mainstream per il grande pubblico, devi puntare più sul pay-driven, quindi devi comprare spazi pubblicitari, quindi è più costoso. Mentre publicity driven è di quando ce l'hai un ufficio stampa efficace che riesce a convincere il media di parlare del film, di fare interviste, di fare recensioni, tutto quello che vale tantissimo, ma non costa niente. Quindi tutti vogliono, ovviamente, puntano sul publicity driven, ma non tutti i film si prestano a essere, come dire... non puoi contare su questo, ma si sa già se il nuovo film di Nanni Moretti, il media parlerà di quel film, quindi non è che devi spendere una fortuna su spazi pubblicitari, no? O se c'è un tema, questo dimenticavo di dire prima, come elemento di promozione, il tema del film.
può essere rilevarsi l'elemento più importante del film. Dipende anche il contesto, se si riesce a creare o incentivare un dibattito intorno a un film. Questo è bello quando succede dal punto di vista del distributore. Tra l'altro, quando parlavamo anche il genere come un potenziale elemento di promozione, ovviamente il dramma è difficile usare il genere come perché non vuol dire tutto e niente. Ma per i documentari invece, quali sono ma per i fiction, quali sono i generi principali? Thriller. Commedia. Horror. Fantascienza e l'avventura. Animazione è una categoria, ma può anche essere trattato come un genere in sé. Sì, film per i bambini, film per i giovani. Family entertainment, family, sì, history drama, history o film. Sì. No, ma l'elenco si può fare lungo, no? E spesso c'è una combinazione tra road, c'è anche questi sottogeneri come road movie, psychological thriller. Qualcuno avete sentito parlare dei psychological thrillers? Invece per i documentari, quali sono i generi di documentari? E questo è ancora più importante perché dal punto di vista nello sviluppo del progetto, nel finanziamento del progetto di un documentario, capire qual è il genere del documentario. Perché devi sapere che se vai a parlare con i commissioning editor, spesso rappresentano i slot specifici sui temi specifici, i generi specifici di documentari. Quindi c'è arts and science, c'è current affairs, storia, scienza, social issues, che la maggioranza dei film alla fine finiscono lì, tra social issues e human nature o religion o arts and music. Quelli saranno i principali, no? Science, abbiamo detto. Quali sono? Sì, va sempre sul science. Nature, discovery, sì, current affairs normalmente vanno, social issues, political, current affairs, ci sono sottogenere, ci sono combinazioni, non è che è una cosa fissa, perché i vari broadcasters lavorano con il loro genere, ma sono sempre elastici, spesso i film sono una combinazione di social issues, portrait, biographies, ma comunque è importante di sapere prima come, in quale tra quale genere puoi giocare, perché poi devi identificare quei commissioning editors che si occupano proprio con quei temi, no? Ogni decisione che riguarda il lancio deve prendere in considerazione la posizione e la strategia. Bene. Tecniche di marketing promozione sono sempre questi, manifesti, e resta un bel manifesto che non si può mai sottovalutare, anche se si vede sempre meno in giro, ma il quel manifesto deve proprio, sì, l'abbiamo detto prima con Gomorra, no? Deve rispecchiare il film, deve promuoverlo in modo più efficace, fare false promesse, questo è importantissimo, non fare false promesse,
Perché se tu vai a vedi un manifesto bellissimo con un po' di... Infatti il film, un esempio sarebbe Antichrist di Lars von Trier, che l'hanno provato quasi quasi lanciare o promuovere come un film horror. E i primi weekend infatti sono andate anche qualche quindicenne per vedere un film horror Antichrist, perché avevano visto quel manifesto e c'era anche un po' di sesso lì con le gambe di Jane Schoenberg. Ma pensate se hanno parlato bene o male di quel film dopo? Vuol dire, se loro andavano lì aspettando un film horror e poi c'è Antichrist di Lars von Trier, certamente un pochino delusi sono stati, immagino. No, qualcuno, chi è andato a vedere un film? Chi sarà anche innamorato, ha scoperto il suo lato cineasta. E, sì. Cosa? No, sì? Ho detto quello che hai detto tu. Qualcuno è finito, qualcuno era entusiasta. Sì, no, ma infatti capita anche questo. Ma comunque è sempre un rischio promuovere un film in un modo che non rispecchia il film. Infatti è questo che volevo farvi vedere anche con i due trailers di... non so se farlo adesso o dopo, ma finiamo qui. I trailers rimangono ancora fondamentali per la promozione di qualsiasi film. Quindi un buon trailer che poi di nuovo rispecchia il film e lo rende interessante a un pubblico. Promozione merchandising, preview, screenings, premieres, internet ovviamente. Il manifesto, sì? Scusa. Se vuoi possiamo fare una pausa. Ah sì, 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 infatti, già. Sì, finiamo solo, è quasi finito qui. Sì, deve catturare l'anima del film, nomi famosi, tema, genere, tagline, quotazione. E sapete già la differenza tra tagline e logline? Bene. Benissimo, Ale ha fatto un lavoro importantissimo. Media advertising, TV per il massimo impatto, radio soprattutto d'estate, auto, giornali, riviste, trailers. Sì, ancora la differenza, credo hai già parlato di teaser trailers, regular trailers e così via. Free publicity, editorial review, promotion and merchandise, joint... sneak preview, questi sono i vecchi time frames per i trailers. Ecco, finestra. Bom, facciamo una pausa lì e poi dopo la pausa facciamo un piccolo lavoretto insieme.